Io sto parlando, ti dico sinceramente, io ancora c'ho molti punti in sospeso, perché prima ero ribelle, però io sai una cosa, io vi so vivere, quando mi dicono, io non mi interessa, io ho detto la Chiesa, a me mi interessa questo pontefice perché si avvicina al mio Sembra pensiero, un a grande, finalmente a quello che diceva Cristo e al pensiero spirituale. Adesso potete dirmi tutto quello che vi pare, io ho appreso la mia vita spirituale. Sono stata fortunata perché ho incontrato il Signore, perché ho incontrato la Madonna. Non so quanto ancora dovrò soffrire, non lo so. Se non dovrò fa soffrire o niente, non non soffrire, fa non lo so. niente. Basta, non lo so in che condizioni sto a casa, perché morire sono licenziata, eccetera. Io lavoro per forza con tutti i dolori, tutto il giorno in la porta. Però non mi mettete in mezzo a altre cose, io il mio cammino è Ma questo è spirituale. meraviglioso quello che dice. Il mio cammino è spirituale, la chiesa, i parroci che mi interessano, il mio cammino spirituale mi ha messo davanti il Signore, due preti, uno che è aperto e l'altro che è così, perché L'equilibrio. sapeva che se mi metteva subito avanti quello così io scappavo, mi ha Sì, messo con è vero, Luigi, mi ha eh. sposato, e poi quello qui, adesso me l'ha messo con un altro, perché io col fatto che non sono stata amata come tutti quelli che non sono stati amati, hanno bisogno d'amore, no? Come pure Anna che non è stata amata, ha bisogno d'amore. Mi ha messo davanti un padre spirituale, baci, abbracci, quando io ho voglia di morire, perché tanti momenti ho un attacco.